Siamo qui agli Olmi, qua a Rata, col signor Manetti. Siamo qui perché una vita spesa per la salute degli altri, ma oggi vuole fare una richiesta alla Regione Toscana. Quale? Mi hanno telefonato tantissimi pensionati della Breda, ma anche pensionati di altre società. Tutti questi pensionati, tutti esposti ed ex esposti all'amianto e al rischio chimico, hanno delle patologie, delle malattie professionali. Quindi ho fatto una richiesta alla Regione Toscana su indirizzo anche di tutti i pensionati e di tutti gli esposti all'amianto e al rischio chimico che hanno queste patologie, di attivarsi e di chiamarci e di prendere delle decisioni insieme. Anche perché poi la Regione Toscana ha finanziato tantissimi soldi, la Regione Toscana, per tutelare questi lavoratori con delle delibere, e quindi questo virus non deve vanificare il tutto. Noi l'unico mezzo e l'unico modo oggi che tutti ci dicono è di stare fermamente in casa e di non muoversi, cosa che si dovrà fare alla lettera, e tutti devono attenersi a questa regola principale. Poi dopo la Regione Toscana potrebbe, per queste persone anche e questi lavoratori, prevedere che gli portino a casa le medicine, l'essenziale, il cibo e tutto il resto. Quindi bisogna immediatamente provvedere e prendere contatti con la Regione Toscana e collaborare con loro per portare avanti. Questo si è stabilito e si è detto. Tutti a parole ci stanno dicendo e stanno andando avanti su questa strada. Vediamo se ci sono poi delle iniziative per proseguire e farli veramente lavorare insieme.